oggi video quasi di spacchettamento, ma dico quasi perché in realtà l'ho già aperto il pacchetto, però siccome non ero proprio in me perché avevo la febbre quando ho aperto il pacchetto, adesso sarà come rivederlo quasi insieme perché non, appunto, non avevo ancora proprio posato l'attenzione benissimo sulle cose. Si tratta di un pacco che mi è stato spedito dalla Resin Pro e sono contenta perché alcune cose le ho scelte, altre invece mi è stato chiesto se mi andasse di provarle e tra queste c'era la resina UV che non ho mai provato e quindi sono curiosa di cimentarmi con questa nuova resina. Comunque, allora partiamo un po' dal classico e questa qui è la resina trasparente con i guantini che vedete qua. Si tratta appunto della resina che mi vedete utilizzare di solito e che volevo, cioè utilizzerò con dei colori che volevo provare da tempo perché mi avevano incuriosita tantissimo ed ora appunto sicuramente mi metterò all'opera e vedremo insieme l'effetto che avranno. E si tratta dei Vitrail, che sono i colori che appunto danno quell'effetto alla resina colorata, ma che lascia intravedere la trasparenza della resina. In pratica non sarà un colore che andrà a scurire completamente, a colorare in questo caso tutta la resina con un colore molto forte che non lascia più intravedere la trasparenza, ma darà quell'effetto vetro, quell'effetto vitreo, infatti trasparente, ma colorato. Quindi perfetto per fare creazioni che richiamano l'acqua soprattutto, ma anche qualsiasi altra cosa. E quindi, siccome mi piace inglobare gli oggetti nella resina, le cose nella resina, per me questi sono veramente una cosa da provare subito e vedere l'effetto che hanno, perché mi incuriosiscono tantissimo. E come vedete ci sono tutti i colori, questo è il verde, qua c'è il rosso violaceo, qua dovrebbe essere il turchese, blu. Poi c'è il cremisi e poi abbiamo un arancione. Quindi molte tonalità sul rosso e l'importante comunque per me è che c'era il blu e c'è, quindi sicuramente lo ritroveremo presto nei miei video. Ma poi andiamo a una cosa super super carina che è quella che riguarda appunto la resina UV. Qui si tratta del pacchettino che se non sbaglio si chiama Mix Gioielli, qualcosa del genere, perché è quello che ha a che fare con gli Open Bezel. Come vedete ci sono questi ciondoli che si chiamano appunto Open Bezel, sicuramente li avete già visti, li avete già utilizzati, io non li avevo ancora utilizzati, ma l'ho messa a fuoco. Li ho visti nei video di altre creative e mi piace questo fatto della resina UV con questo tipo di ciondolo. E in pratica questo è un kit che ci permette di realizzare dei gioielli in modo velocissimo, perché appunto la resina UV si asciuga con una specifica torcia che ha i raggi UV e in un paio di minuti ci sono i gioielli pronti. Questo kit è quello che ha a che fare, credo, con le principesse Disney, perché queste qui sono le scarpine delle principesse. Ora le tolgo dalle bustine. Ecco qua, per esempio, questa qui è la scarpina di Ariel, quindi ispirata alla sirenetta, al mare. E quello che andremo a fare con la resina sarà riempire questi spazi con la resina e i colori che scegliamo o con la resina colorata. E poi con la torcetta, che ora vi faccio vedere, l'andremo ad indurire. E la cosa particolare sta nel fatto che, oltre alla velocità di creazione, sta nel fatto che è originale andare a riempire gli spazietti di questi ciondoli. Qui ci sono altre scarpine delle principesse Disney. E poi ci sono questi qua che richiamano lo stile marino. Come sapete, a me lo stile marino, insomma, dove si può creare qualcosa con elementi marini, mi piace troppo. E ho già in mente qualcosina da fare con questi qua e spero di riuscirci a breve. E poi, sempre nel kit, è inclusa la resina trasparente che si asciuga con i raggi UV. Ecco qua, come vedete, 120 secondi la catalisi. Quindi basterà davvero pochissimo tempo per realizzare qualcosa. E un'altra cosa molto molto carina e sono degli adesivi specifici per creazioni in resina. E ce ne sono di tutti i tipi: c'è l'unicorno, le farfalle, le meduse, le piantine di mare, insomma, alghette, robe varie, fiori, veramente c'è di tutto, roba fantasy. Sono appunto adeguate al kit che mi è stato inviato. Posso scegliere tra questi qua, insomma, per creare dei ciondolini in modo pratico e veloce. Per rimanere sempre in tema resina, qui invece c'è la resina UV già colorata ed c'è scritto per creazioni non stop, perché non dobbiamo aspettare tutta la
l'eternità che ci vuole per vedere una creazione finita quando lavoriamo con la resina tradizionale, tra virgolette. E allora, questo qui è il colore viola, quindi è la resina già colorata di un... Poi c'è la resina fucsia, rosa, veramente la chiamano loro, ma credo che sia un'intensità abbastanza forte, se è così. E poi c'è il bianco. Ovviamente il bianco servirà per alterare la consistenza dei colori viola e rosa, quindi creare tante sfumature di questi colori e che si abbinano perfettamente appunto al kit di prima, soprattutto a quello delle principesse. Ma non solo, perché sono perfetti anche per questi altri. Diciamo che non sono dei bezel, non sono gli open bezel, ma sono dei segnalibri che vanno riempiti con i colori. Ora vi spiego. Praticamente qui c'è la graffetta e su c'è la parte che va riempita con la resina e da cui possiamo dare i colori che vogliamo. Per esempio, questo qui è un gattino con un orologio e noi andremo a posizionare la resina in queste zone qua per colorare il visino del gattino, l'orologio, il quadrante dell'orologio, tutto il corpo del gattino, eccetera, eccetera. In questo caso, appunto, parlo di questo qui, con i colori che vogliamo e quindi possiamo utilizzare la resina veramente come più ci piace e personalizzare soprattutto gli accessori che utilizziamo. Questi qui, tra l'altro, sono proprio tanti e sono carini ed è un altro kit. Qui c'è un gattino, un altro gattino. Qua ci sono ancora gattini. Guardate come sono belli. Quindi, per appassionati di gattini, è il kit perfetto. Ma non solo perché, infatti, mi stavo tenendo una chicca da parte. Ancora gattini. Guardate come sono belli. E poi, in realtà, le chicche sono due: perché c'è un unicorno, ma c'è anche l'alpaca che mi era sfuggita. Guardate com'è carina. Adesso vi apro un pochino, la vedo già. Rosa e viola, ma non perché sono solo quelli, perché comunque alla fine si possono creare tutti i colori che vogliamo, anche con gli altri coloranti che già ho, quindi non è un problema. Cioè, non dobbiamo utilizzare solo quelli che troviamo nel kit. Ovviamente se compriamo il kit e noi abbiamo solo quelli, sì, ma se abbiamo già esperienza con la resina e abbiamo i materiali, la resina UV potete tranquillamente colorarla con i colori tradizionali. Per resina, ovviamente, quelli che utilizzate di solito, aggiungendo glitter, insomma. Veramente lavorando di fantasia come ci piace di più. E qui c'è l'unicorno che è una favola. Guardate quanto è carino. Bello, veramente bello. E vi ho fatto praticamente vedere già tutto e quindi vedere cosa troverete nei prossimi video di resina, cioè in cui lavorerò con la resina, ma non solo perché ho altre cose e ho anche tante idee, quindi saranno tanti video, spero di riuscire a farli e spero che vi piacciono. Inoltre, vi volevo fare vedere anche la torcetta. Ed ecco qua, fa questa luce violetta che bisogna tenere sulla, puntata sulla creazione per circa un paio di minuti, dai 2 ai 5 se non sbaglio, dipende insomma da quanta resina c'è. Dopodiché, trascorso quel lasso di tempo, la creazione è pronta e quindi i nostri gioielli in questo caso saranno pronti. Quindi non vedo l'ora di mettermi alla prova con questa novità per me e spero che appunto riesca a fare qualcosa di carino. Comunque lo scopriremo insieme, sia nel caso in cui mi uscirà qualcosa di carino che nel caso in cui mi uscirà qualcosa di orribile. Speriamo che sia qualcosa di carino piuttosto. E perciò ci ritroviamo prestissimo con tanti altri nuovi video, non solo basati sulla resina, ma come sapete sempre di vario genere, fai da te. E ci ritroviamo appunto presto. Ciao!